Stiamo per fare il più grande esperimento di sempre. Andremo a mettere il ghiaccio secco in piscina. Cosa succederà? Guardate qui cosa abbiamo. Il ghiaccio secco che sembra neve. Sarà un esperimento scientifico mai visto prima d'ora su tutta YouTube Italia. Ma che dico, in tutto il mondo. E per chi non sapesse la reazione che fa il ghiaccio secco con l'acqua, ve lo dimostriamo subito. Prendiamo questo qui. Ok. Ok, chiudete, mettete il tappo. Chiudiamo. Altrimenti si scioglie tutto. Ok. E andiamo in cucina. Guardate, già fuma. Guarda. Ovviamente qua. Il ghiaccio secco non si può toccare, per questo lui lo sta prendendo con la padella, pentolino. Lui me l'ha preso in cucina? E che ci posso fare? Non ho trovato altro. Mi sembrava la cosa più... Wow, già si sono formati i salti direttamente, mamma mia. Perché il ghiaccio secco praticamente è a meno 80 gradi, wow, è gelidissimo, non si può toccare neanche con okay, le mani. Ok, 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 guardate che succede qui. Ragazzi, dove siete? Qui. Okay. Siete pronti? Okay. Siete pronti? 3, 2, 1. Guarda qui. Incredibile. L'effetto sembra magico. È assurdo. Wow, guarda. Ma immaginate avere una cucina così. Ah, mamma mia, sono andato a fuoco a casa. Oh no, c'è fumo, c'è tutto fumo. Ragazzi, vedete, ho preparato la scena. Wow, non c'è mille. Ma non c'è niente qui. È tutto fumo e niente arrosto. Ma la domanda è, quanto dura questo effetto? Sta continuando tipo sempre più forte. C'è una cascata di fumo. Wow. È bellissimo. E tra l'altro questo fumo è ghiacciato, letteralmente gelido. Guardate, vediamo se soffio, cosa succede? Vai. 3, 2, 1. Ma sei impazzita, Lumi. Hai il getto fumogeno. Lo voglio rifare. Vai. Ok, ok, ok. Ragazzi, è pazzesco. Quindi immaginate che tutto questo fumo l'ha fatto con un normale lavandino. Aspetta, lui guarda. Cosa? Pentolino, oh, è diventato, si è congelato. Praticamente come se Elsa di Frozen l'avesse preso. Mamma mia. Ok, ok, immaginate adesso quello che succederà non appena butteremo tutto quel ghiaccio secco in piscina. Io non lo so proprio immaginare. Secondo me si congelerà per sempre la piscina. Lui non potremo più iniziare l'acqua. L'acqua diventerà freddissima. Poi stavo pensando, tipo, cioè, si congela e si forma lo strato di ghiaccio. Ce li abbiamo i pattini per pattinare sul ghiaccio. Mamma mia. Non lo so, lui, spero tanto di non rovinare tutta casa. Calma, perché finora avete visto sì il ghiaccio secco, ma in realtà quello lì non era il ghiaccio secco che butteremo in piscina. Questo è il ghiaccio secco che metteremo in piscina. Mamma mia, è tantissimo. Ma quanto è? Sono 500 kg di ghiaccio. Oh, mamma mia, congeleremo tutto, ragazzi. Diventerà Arendelle, il re di Frozen. Ok, allora, la sicurezza prima di tutto. Quindi chiudiamo questo coso qui. Scusate per il fumo in faccia. Rimettiamolo al suo posto e mettiamo i guanti, perché questo ghiaccio è così freddo che se lo tocchiamo con le mani ci congeliamo le mani letteralmente. Quindi prendete i guanti, prendete tutti i guanti. Io ho anche la ferita, quindi devo coprire tutto. Prima di continuare noi vi ricordiamo che ci dà la nostra nuova canzone, Chicamala. La canzone con Perfidia. È una canzone reggaeton dell'estate e vi farà venire voglia di ballare. Sono Chicamala. E questo serve a prepararci per il nostro nuovo film, Me contro te, il film Vacanze in Transilvania, che uscirà ad Halloween. Non vediamo l'ora che tutto ciò accada, ma adesso cosa stiamo aspettando? Corriamo in piscina. È solo che ci serve una mano per spostare questo coso gigante. 500 kg, è pesantissimo. Stiamo spostando 500 kg. Ok, aspetta, attendi al vetro. Vai. Aspettate, fermi tutti. Vi starete chiedendo come abbiamo fatto a trasportare questo fin qui? Beh, non è stato per niente semplice, ma abbiamo un flashback da farvi vedere. È stata dura, ma ne è valsa la pena, perché eccoci qua, siamo pronti ai nostri posti di combattimento. È tutto pronto. Ovviamente servono degli utensili per buttare il ghiaccio secco in piscina. E ho un'idea, carciofina. Sì? Cosa? Le pentole! No, hai preso tutte le pentole della cucina.
cucina? Già, allora abbiamo una pentola per cucinare. Questa si chiama padella. Una lui? Padella, stavo appunto dicendo. Un'altra perché pentola. Perché lui non cucina, quindi non ha idea di cosa siano questi. Guarda che so perfettamente come si cucina. Allora, uno l'uno. Questo qui è più grande a Romeo. Sembriamo degli chef Ratatouille all'avventura. Ok, questo qui e questo qui per me. Le protezioni ce le abbiamo. E forse è meglio tenere alla larga dai bambini questo ghiaccio secco. Questo è per te. Grazie. Io vado a cercare un altro pentolino o qualcosa del genere dentro casa. Lui, ma non puoi prendere tutto quello che c'è in cucina. Rovinerai tutto. Tranquilla, so quello che faccio. Eccomi, anch'io c'ho la mia padellina. Ragazzi, ci siete? Fate sentire le padelle. Gli scienziati di tutta Italia stanno per fare l'esperimento più incredibile della storia del mondo. E voi sarete protagonisti. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Ok, apriamo. Incredibile, ragazzi, è incredibile. Ci sono ben 500 kg di ghiaccio secco che stanno per finire in questa piscina. 3, 2, 1, via! Wow! Ok, veloci. Prendete il ghiaccio. Vai, zombie, ghiaccio. Wow! Oh mio Dio! È assurdo! Questo! Non ci posso credere! Ok, vi aiuto anch'io. Mi si stanno congelando i piedi! Guardate i nostri piedi! Via! È pazzesco! È una cosa magica! Guardate che sta succedendo! La piscina è praticamente sparita! È come se fossimo in una nuvola! Wow. Ma adesso io non so dove inizia la piscina! Non si vede più dove inizia la piscina, ragazzi! Rischiamo di cadere! Non ci posso credere! No, vabbè, ma è assurdo, ragazzi, è assurdo! Mai visto nulla di simile! Oddio, guardate le sdraio! Oh, sono andate blu, suono! Quando si prende il ghiaccio e va a finire in acqua, è la sensazione più appagante del mondo, guardate! 3, 2, 1... Sembra tipo un geyser! Mi sembra una pozione di una strega malvagia! Ragazzi, vorrei farvi notare che la mia pentola si è così tanto ghiacciata che si è inclinata! Ma che dici? Giuro, mi stanno congelando le mani. No. Abbiamo questi guanti super. Ma io sto pensando ai miei vicini. Cosa diranno? Non lo so. Staranno pensando che c'è un incendio. Vedranno tutto questo fumo. Io invece sto pensando che 500 kg di ghiaccio sono tantissimi. Lui, potresti anche aiutarci. Sì, sì. Ma io lo stavo buttando pure. È stupendo, solo che l'effetto è già finito. Guardate, è svanito tutto. Beh, ragazzi, il problema è che noi mettiamo il ghiaccio troppo lentamente e si scioglie ancora prima di toccare l'acqua. Ci vuole un modo per mettere il ghiaccio tutto insieme. Sai questo che significa, Sofì? No, che significa? Romeo, dammi una mano. In che senso? Prendi questo coso qui. Lui, ma sei impazzito. Proviamo a metterlo giù. Ok. Uno, due, tre. Via. Ok. No. È successo davvero. Guardate quanto ghiaccio. No. Continua a scendere, guardate quanto sto scendendo! È tutto congelato! Pazzesco! Direi che è proprio l'esperimento scientifico più pazzo di tutta YouTube Italia! Ma non ci credo, guardate qui, ragazzi! Mi sembra di essere in Transilvania! Ci siamo catapultati nel castello del Conte Dracula! Aspetta che... Ne è caduto un pochino! Ok, uno, due, tre! Avete buttato anche quello, ma siete pazzi! Ci sono tipo i geyser! Abbiamo fatto il record! Ragazzi, abbiamo un problema. Quel secchio è rimasto praticamente mezzo pieno. Dai, lui, andiamo, lo portiamo. Vai, tipo, ti buttiamo in acqua. Vado a recuperare il ghiaccio. Spero non sia l'acqua troppo fredda. No. Sei sicuro? Com'è? È fredda? Ok, ci sono! Sono il salvatore del ghiaccio! Mi sento Elsa di Frozen! Sono Elsa! Dai, rimettilo in acqua! No, facciamo un'altra ancora? Piccola reazione, dai! Sei pazza! E dai, cosa dobbiamo fare con questo ghiaccio?
Sinceramente non lo so e non ci avevo pensato. Ma che stai facendo? Che stai facendo? Guarda! Wow! Sono diventato un mago. Il diamante! Ma adesso la vera domanda è: l'acqua come sarà? Si è congelata per sempre? O potremo tornarci a fare il bagno? Bella domanda! Lo scopriremo nei prossimi vlog, quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri pazzi video. Continuate a seguirci e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao!